Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Finalmente è arrivato il momento della prima patch seria di FC24, ovvero che va a toccare delle robe di gameplay. È praticamente la lista della spesa quando non andate al supermercato da una settimana, perché cambieranno tantissime cose, ma non vi preoccupate che la andiamo a vedere insieme passo per passo e vi spiego che cosa succede. Eccoci sulle pitch notes, vi lascio anche il link nei commenti se volete andare magari a spulciare voi con un po' più di interesse su modalità che invece a me frega molto poco, tipo quelle offline. Allora, guardiamo prima Ultimate Team, perché Ultimate Team sono state fatte tutta una serie di modifiche di stabilità per quanto riguarda i menu, eccetera eccetera, ma la più significativa direi che è questa, ovvero è stato finalmente risolto il problema che causava il mancato avvio delle partite se avevamo Ada Hegerberg, ovvero la calciatrice norvegese, nelle nostre squadre o banalmente in panchina o anche in tribuna. Quindi adesso la signorina Ada non sarà più insultata da tutti quanti i giocatori di FC24 che erano triggerati perché distruggeva praticamente il videogame. Poi anche qua dice che viene risolto il bug grafico dei minuti delle battles, che prima diceva che erano 6 ma in realtà erano 4 e quindi adesso diranno 4. Quindi tutta una serie di robe di stabilità abbastanza marginali e non. Ve le lascio, ve le potete andare a guardare, perché andrei ad analizzare quelle che sono le novità che più ci interessano da vicino, ovvero quelle sul gameplay. E ne sono proprio tante, come potete vedere. Ce ne sono queste che sono, diciamo, quelle principali, e poi c'è una lista infinita di aggiornamenti minori che però in realtà minori non sono. Vediamo con ordine. Il primo punto ci dice che è stata aumentata la distanza che il pallone copre quando andiamo a spazzare, appunto, lo stesso. Quindi quando la buttiamo via, la palla andrà più lontano. Leggermente aumentata la velocità dell'affronta, quindi hanno migliorato l'L2 fondamentalmente quando ci muoviamo a basse velocità, quindi quando schiacciamo l'L2 senza il tasto della corsa, presumo. Amen, finalmente, spero che questo sia effettivamente visibile all'interno del gioco. Leggermente ridotta la velocità a cui viaggia il pallone sui passaggi rasoterra e sui driven pass, fatti da giocatori che hanno il playstyle del pinged pass e ovviamente anche dello stesso Maplus. Quindi giocatori come la Putellas, per esempio, adesso faranno dei passaggi leggermente più lenti, e questo sarà da vedere, perché era una cosa molto comoda in realtà avere quel piccolo boost di questo playstyle. Poi è stata aumentata la probabilità di avere un giocatore che abbia il playstyle della rimessa lunga e anche ovviamente della rimessa lunga plus quando si va a battere una rimessa laterale in zona avanzata del campo. Questo chiaramente per avere un effetto migliore, magari se vogliamo buttare dentro l'area di rigore la palla e fare le giocate alla John Riise del passato. Il precision finesse shot, quindi il tiro a giro ma di precisione, se avete quell'impostazione dei tiri che io per esempio non utilizzo, adesso diciamo è stato fissato in termini di input, però ripeto non è una cosa che penso riguardi il 90% dei giocatori. E poi ci viene detto anche che è stata migliorata quella che è la visuale del portatore di palla in alcune situazioni quando un cartellino rosso veniva dato durante le pause. Vabbè, questa è una cosa minore. Ma veniamo qua, perché ci sono tutta un'altra serie di robe di gameplay che ci toccano da vicino. Allora, innanzitutto ci dice che alcune volte il portiere, quando lo facevamo uscire, se ne andava per i fatti suoi, per campi, e questo dovrebbe essere risolto. Alcune volte i giocatori che, senza avere il playstyle dell'intercetto e dell'intercetto plus, facevano praticamente delle scivolate per intercettare la palla. Il playstyle del pinged pass e il plus, di solito, alcune volte andavano anche ad impattare i passaggi di prima, quindi questo è anche risolto. Alcune volte i giocatori, per andare a stoppare la palla, facevano delle strane animazioni, qua addirittura dicono non autentiche, quindi inautentiche. E qua ci spiega appunto che il trapping significa quando un giocatore tentava di ricevere il pallone dopo un passaggio. In alcune occasioni un giocatore poteva aver rallentato la sua corsa andando a cercare di stoppare la palla, e questo era più comune quando si andava a fare un precision pass.
La skill del drag back turn adesso è stata migliorata, perché prima non dava il giusto angolo rispetto a quello che si voleva dare quando si performava poi l'uscita dalla skill. È stata poi ridotta la probabilità che il rainbow flick, quindi la classica bicicletta, colpisca la schiena di un giocatore. Alcune volte i giocatori, invece di fare il pallonetto di prima, stoppavano la palla. In alcuni scenari specifici, un tiro a giro praticamente si trasformava in un'animazione che non era stata richiesta. In alcune situazioni di palla alta l'auto switching non andava a seguire appunto il settaggio dell'auto switching e quindi rimanevate piantati sul giocatore che stavate controllando. E alcune volte un tiro al volo veniva fatto in maniera non corretta al posto di un'animazione di colpo di testa. Un'altra cosa interessante è questa, ovvero quando l'attaccante cercava di dribblare il difensore alcune volte faceva tackle direttamente in quella che era la direzione in cui stava andando l'attaccante. Durante un corner kick, quindi durante un calcio d'angolo, veniva alle volte mostrata un'animazione di intermezzo che non era corretta prima che il calcio d'angolo fosse battuto. Poi ci vengono fatte una serie di accorgimenti sull'arbitro che però mi aspettavo altre per quanto riguarda il signor referee, perché ci dice che è migliorata la logica dell'arbitro che determina falli in situazioni in cui il portatore di palla sta proteggendo la palla stessa, quindi con l'L2. Migliorata la logica dell'arbitro nel determinare i fuorigiochi quando il difensore missa un intercetto. Migliorata anche la logica dell'arbitro per chiamare i falli in situazioni dove i giocatori stanno duellando per vincere un duello aereo, quindi con la palla in area. Poi, in alcuni casi, i giocatori che sono caduti dopo i tabelloni pubblicitari praticamente diventavano dei personaggi non giocabili dopo che ritornavano in campo. In alcune situazioni l'animazione della scivolata non veniva mostrata correttamente. I giocatori alcune volte potevano passare attraverso i cartelloni pubblicitari invece di saltare oltre. Poi alcune volte i tiri potevano risultare in un passaggio che praticamente andava a trapassare il piede del difensore che stava facendo una scivolata o un tackle, un contrasto. Dopo aver fatto un contextual sliding pass, alcune volte il giocatore non riceveva automaticamente lo switch, quindi voi passavate la palla ma il giocatore rimaneva imbambolato. Dopo aver fatto una scivolata che faceva arrivare la palla al proprio compagno, il giocatore che riceveva la palla ancora una volta non veniva switchato, quindi rimaneva piantato. L'animazione del dribbling agile contestuale, ancora una volta subito prima di un passaggio, spesso e volentieri faceva non controllare più il giocatore, sempre che avrebbe ricevuto il passaggio. L'animazione del giocatore stanco mentre correva spesso e volentieri si poteva verificare a caso e non quando il giocatore era veramente stanco. In alcuni casi i piedi dei giocatori non facevano contatto col campo, quindi stavano praticamente a volà. In alcuni casi i portieri non celebravano in maniera appassionata dopo aver fatto una grande parata. Questa è una roba molto importante. Migliorata poi una serie di animazioni sulle emozioni dei giocatori. Questo si vede che proprio ci tenevano, visto che l'hanno fatto sia per i giocatori che per i portieri. Dopo aver vinto la palla dopo un contrasto, alcune volte non c'era questo cambio di input ancora una volta, anche sui contrasti. Ridotta la probabilità che la CPU dei portieri possa fare una finta rimessa, vabbè, ma questo non ci interessa. E qua ci dice che alcune volte i portieri, dopo che finiva la partita, buttavano la palla per terra. E sti cazzi, aggiungerei. Così come in alcuni rari casi i portieri facevano una transizione di parata sbagliata, non naturale. Poi ci sono queste due robe sempre per i portieri per la Nintendo Switch che penso interessino a ben poco. Però insomma, una patch bella sostanziosa per quanto riguarda il gameplay. Ci sono praticamente quasi 30-40 punti che andranno a toccare. E poi sono tutte queste altre cose per la carriera eccetera che vi lascio nei commenti. Ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi aspettavate in realtà qualche altro cambiamento o se siete soddisfatti di questo primo aggiornamento. Speriamo che non cambi tutto in maniera troppo problematica, perché il gioco a me stava piacendo. Mi raccomando, vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Un saluto dai vostri Beroschi e a presto. Ciao.